Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensione incredibile, vi portiamo finalmente un pompa. Se avete finito di fare le battute ve lo faccio vedere. Pompa! Vi faccio vedere questa bellezza. Stiamo parlando dell'M870 Tokyo Marui. Questa è la versione con il finto legno sia per il paramano che per il calcio. E prenderemo in analisi anche la versione tattica. Sempre M870, sono fucili a pompa a gas. Green gas. Gas. Io preferisco tenere in mano questo modello, quindi quello in legno, perché il Tactical ce l'ho già, l'avete già visto, quindi noi parleremo principalmente di questo e poi faremo le prove di tiro un pochino con entrambi per impepare un pochino meglio la situazione. Partiamo parlando dei materiali. Questa bellezza è fatta interamente in metallo, qualcosa di nuovo per la Tokyo Marui, fatta ovviamente eccezione per il paramano. Avete sentito, vero, quel suono impareggiabile? E per il calcio, che ovviamente è qui dietro gommato. Tra l'altro questo vi serve per andare ad accedere alla bombola di gas, bombola, serbatoio di gas che c'è qui dentro. E comunque questo paramano qua è in finto legno, ma in realtà è ABS. Ve lo avvicino in modo tale che possiate assaggiarne l'incredibile bellezza e la stupenda fattura, perché è fatto veramente molto bene. C'è stato fatto anche questo bellissimo grip nella impugnatura in modo tale che non vi scivoli mai dalla mano. Per quanto riguarda i loghi, in realtà c'è veramente poco. Troviamo questo qui, Tokyo Marui Made in Japan, in Giappone, il numero seriale e ovviamente il modello 870 M870, e ultima non per importanza il calibro, che è 12 gauge. Poi questi numerini qua, che non andiamo ad essere troppo fiscali. I più attenti di voi avranno riconosciuto come questo modello, come il modello tipico che si vede in qualunque film sulla polizia americana, da 1920 fino a probabilmente 2010, e qualcuno in Texas probabilmente lo usa ancora per sparare ai piccioni. Una cosa che ho apprezzato veramente tanto è la sicura, che è presente ovviamente qui dietro al grilletto. In questo caso non è inserita, perché possiamo vedere il rosso se lo andiamo a premere dentro. Dall'altra parte il rosso non c'è, infatti non possiamo premere il grilletto e quindi non possiamo andare a sparare all'etnia che vogliamo uccidere, perché siamo molto razzisti. Un'altra cosa molto fica, che è tipico di questo modello di fucile, è la parte del tubo sotto quello della canna, che normalmente tiene e ha al suo interno le cartucce, e quando noi andiamo a scarellare in giù eiettiamo quella vuota e andiamo a caricare invece nella canna per poi andare a sparare quella piena. Qui ovviamente non è assolutamente così, perché abbiamo un'unica cartuccia che quindi sta all'interno del fucile, che funge da caricatore. Vi sono 30 colpi al suo interno. Parleremo successivamente di quanto vi va a durare una cartuccia, perché bisogna fare un piccolo excursus negli interni di questo affare. Un'altra nota molto carina è questo cazzillo, che è ovviamente la tacca di mira anteriore, che però non è presente poi nella parte del retro come nella controparte originale, perché tanto non vi serve mirare. Quando la gente corre ed è di spalle normalmente la colpite facilmente. Sai che cos'è questo? È anche quello che c'è in qualunque film dove ci sono quelli che spaccano le pietre incatenati gli uni agli altri e poi scappano. C'è sempre un poliziotto tipo così con l'occhiale che li guarda, sputa per terra. Prima di entrare negli interni, quindi di penetrare all'interno di questo fucile, vediamo il modello Tactical, che ha un paio di differenze sostanziali. Ricordatevi questo bellissimo portellino copri otturatore, perché nell'altro non ci sa. Quello che è in mano ovviamente è il modello Tactical, quindi stesso modello però versione più tattica. Ci sono un paio di differenze. Prima che salta all'occhio ovviamente è il materiale, perlomeno la colorazione del materiale che compone il calcio e il paramano. In questo caso è tutto nero, ABS, è un pochino più sturdi, più duro, più... ha un feeling più solido in mano, diciamo, rispetto alla controparte in legno. Differenze veramente. Un'altra cosa che cambia ovviamente è il fatto che qui troviamo un rail superiore con anche la tacca di mira posteriore, che ci permette poi di andare ad attaccare un qualunque tipo di mirino che ci tiri le balle di metterci. Come vi ho detto, troviamo il paramano, questa volta tutto nero, ovviamente in ABS, molto bello, molto duro, mi piace parecchio, sembra un po'. E soprattutto, differenza veramente importante, è la tacca di mira appunto anteriore. Questa volta è stata rialzata, è un pochino più strutturata, non è più quel cazzillo piccolissimo che è stato attaccato in punta nell'altro, perché ci fa vedere che appunto questo modello qui è stato rimodernizzato ed è al passo coi tempi.
le differenze effettive con l'altro modello sembrerebbero fermarsi qui, ma c'è una differenza sostanziale. Per questo modello sono presenti una miriade di accessori. Parlo del modello Tactical, non dell'altro, che ovviamente vuole copiare il modello classico vecchio che è rimasto invariato per 80 anni e che quindi non aveva bisogno di essere rimodernizzato. Per questo modello invece ci trovano un sacco di componenti di terze parti che ci permettono di andare a modificarlo in un sacco di sue parti. Infatti, se vi ricordate bene, sul modello mio personale ho attaccato un porta cartucce su questa parte in modo tale da poter tenere appunto le cartucce direttamente attaccate sul fucile. Ci sono ovviamente una serie di accessori diversi, da un calcio tattico a un paramano diverso fatto addirittura con attacchi per il picatinny rail, eccetera eccetera eccetera, attacchi M-Lock, tutto quello che volete. Noi in negozio ne abbiamo uno particolarmente fico, che è questo qui, che voi andate sostanzialmente a mettere su la parte frontale del fucile. È già predisposto perché il vostro fucile possa avere un allungamento di canna, quindi lo andate a incastrare su un prolungamento di canna che potete attaccare appunto qua sotto, come tra l'altro c'è sul modello che possiedo io personalmente. E vi dico solo che con questo affare qui il fucile diventa una bella bestia. Parlando adesso di interni e funzionamento del fucile, bisogna partire sicuramente col dire che all'interno di questa bellissima canna, dove voi vedete tutto nero, ci sono tre bellissime canne. Quindi questo è un fucile a green gas, quindi non a molla, che spara ovviamente da entrambe le tre canne, che non sono entrambe ma dalle triplici canne che possiede. Sto cercando di illuminare col telefonino, eccolo lì, le vedete quelle bellissime tre cannoidi? Più o meno le avete intraviste. Grazie quindi alle sue tre canne, dopo la settima ci vuole il permesso, possiamo andare a sparare ben tre colpi insieme. Ma abbiamo anche la possibilità, una volta coccato il fucile, di andare a modificare questa impostazione. Qui infatti troviamo un selettorino con su scritto 3 o 6. Questo significa che potremo andare a sparare o 3 o 6 colpi insieme. Una rosata di 6 colpi vi assicuro che fa scappare la gente in campo che vi sta vicino. Parlo per esperienza personale. Trovo sia una cosa veramente molto fica, soprattutto perché è uno di quei fucili a pompa che veramente funziona come un fucile a pompa, dove, per quanto non identica alla realtà, abbiamo una pseudo rosata di pallini che vola verso il bersaglio e non il nostro solito 1/3 colpi, che tutto sommato non si vedono neanche, che attraversano il campo a velocità varie. Per quanto riguarda ovviamente il funzionamento, in quanto abbiamo parlato semplicemente di quanti colpi andiamo a sparare, è molto semplice. Partendo da come andiamo a caricare il nostro gas all'interno del fucile per permettergli il funzionamento, ci basta quindi posizionare il fucile in questa maniera. Questo ovviamente è il retro del calcio. Premere sulla parte in mezzo della parte gommata del suddetto calcio, e qui troveremo il nostro serbatoino. Se lo vogliamo andare a rimuovere, perché dobbiamo caricarlo come in questo caso, non ci resta che far premere questo pirullino qua, tiriamo in avanti, con quel suono abbiamo visto che ce lo va a sganciare, possiamo quindi andarlo a rimuovere. Questa è la forma del serbatoio del gas, possiamo andarla a caricare tramite quella valvolina che vedete lì, mentre quella più in alto, più grossa, serve ovviamente a buttare il gas, green gas, dentro il fucile. Una volta che lo abbiamo caricato, ci basta andarlo a inserire in questa maniera e lo andiamo a premere giù. Riprendiamo ovviamente la nostra culatta gommata. Fatto. Easy peasy lemon squeezy. Il serbatoio ci permette di sparare 3-4 cartucce. Come avete visto però non è macchinoso come poteva essere per esempio sul Winchester ricaricare il gas. Quindi in realtà ci si può tenere addosso più caricatori, più serbatoi appunto del gas, e andarlo a cambiare velocemente in campo senza che ci vogliano 2 ore, perché col fucile attaccato a un punto addosso anche con una mano potete andare a fare tutta la cosa. Grazie al gas che c'è presente all'interno del serbatoio ce lo spinge un pochino fuori, lo andiamo a cambiare, ne prendiamo un altro, lo mettiamo dentro e siamo a posto. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta molto, perché è pensato per chi poi in gioco lo vuole utilizzare e vuole sparare tanto. Per quanto riguarda il funzionamento dell'incamerare e andare a sparare, questo è molto simile a un fucile vero. L'unica cosa che io, che sono amante del realismo ovviamente, non ho apprezzato al 100% è che tenga, come vi ho detto prima, un solo bossolo all'interno. Quindi tutto questo tubo, che normalmente, come vi ho detto, servirebbe a metterci dentro le cartucce, è semplicemente per estetica. Ne tiene solamente uno. Il ricevitore del bossolo è ovviamente questo. Andando a premere questa levettina di fianco al grilletto andiamo a sganciare. Viene ovviamente, io adesso l'ho fatto piano perché volevo evitare che cadesse, ma viene eiettato in questa maniera. Noi andiamo, tolto questo, a inserirne un altro, chiudere, incamerare il colpo e siamo a posto. Facendo finta che adesso ci sia ovviamente un bossolo vero dentro, non ci resta, adesso che abbiamo sia gas che pallini all'interno del nostro fucile a pompa, andare a
incamerare il colpo. Molto molto figo, perché il suono ovviamente ricorda veramente tanto quello vero, che oserei dire è identico, e imbracciare e tenerlo in mano è veramente molto piacevole, perché tutti i componenti sono ben legati insieme. Mi è capitato di usare svariati pompa quando ho cominciato a giocare, e tendenzialmente hanno sempre qualcosa che non va. Giochi spiacevoli, troppo plasticosi, non hanno le parti in metallo fatte abbastanza bene. Questo invece è 100% realistico, ovvero non al 100%, però è uno dei modelli più realistici che ho provato. Qual è il vero plus di questo fucile? Però è la precisione e il suo funzionamento eccelso, visto che è ovviamente un Tokyo Marine. Ne parleremo però successivamente, quando faremo la prova di tiro. Vi lascio adesso al Warrage. Come Red anch'io ho avuto personalmente questa replica, esattamente in questo modello, esattamente come Red, perché cercavo una categoria di fucili che non avessi, e effettivamente il canna liscia mi mancava. Giocando molto a CQB mi ha preso subito. Quali sono i suoi problemi? Intanto in mano la versione tactical, non tanto perché abbia problemi, ma perché è la versione che preferisco personalmente. Con tutti gli accessori aftermarket diventa una bomba. Gli unici problemi che ha sono, a parer mio, dedicati al serbatoio. Cioè, a parte i canonici problemi di Marui con i ricambi e menate assortite, che comunque in un modo o nell'altro si riescano a risolvere, il problema principale è il serbatoio. Perché? Perché è un pochino sottodimensionato, a parer mio. Ma non è tanto il fatto che sia sottodimensionato, è quanto la semplicità di ricarica. Ma è sottosviluppato. Sei tu sottosviluppato. Questa cosa ti obbliga, tra virgolette, a prendere un altro tank se vuoi fare giocate un pochino più importanti. Questo è ambiente di lavoro ostile. Te lo faccio vedere l'ambiente di lavoro ostile. Questo vi obbliga, tra virgolette, a prendere più tank per partite un pochino più importanti, specialmente se avete già una cartucciera da 12, 15, 20, 20 cartucce. Era uscito a un certo punto un serbatoio fatto molto meglio di questo qua, compatibile con lui, e poi è sparito. Tant'è, dovete tenervi quello originale. È l'unico problema che mi sento di imputargli, perché per il resto è solido, spara bene. Ho provato a stressarlo, il mio non ha mai perso un colpo. E per quanto i limiti di una piattaforma difficilissima da ricreare nel software, perché già avere più cartucce, avere l'espulsione delle cartucce, sia tutto troppo complesso, è perfetto. L'unico difetto, secondo me, l'unica piccolezza è il tank. Basta. E se il nostro ti offre una mela? Bene, siamo tornati nella nostra incredibile linea di tiro per fare la nostra prova di tiro, ovviamente non col modello tactical dell'M870, ma con la versione classic, che io adoro con tutto il mio cuoricino. Andiamo quindi a caricare il bossolo, è già stato caricato anche con il green gas. Andiamo a puntare al nostro incredibile soldato russo, visto che la lotta eterna tra America contro Russia non ci soffermiamoci su queste cose. E il resto, carichiamo il fucile e andiamo a sparare. Miriamo alla testa e poi proviamo a sparare da un'altra parte. Ok, finito di sparare alla zucca, direi che possiamo passare al corpo. Per sparare però al corpo del nostro soldato russo ci serve un pochino più di potenza però per colpirlo al corpo. Quindi sparo i primi, la rosata ai primi tre colpi che è già stata caricata, e poi successivamente lo spostiamo a 6. Andiamo quindi a spostarlo a raffica da 6 colpi e vediamo cosa succede. Ok, andiamo a vedere quanti danni abbiamo fatto al nostro povero soldato russo. Bene, questa è la nostra sagoma, andiamo a vedere un pochino dove lo abbiamo colpito. I colpi in testa sono andati molto in alto, questo perché avendo un'attacca di mira dove c'è solamente il pallino anteriore, facciamo e abbiamo soprattutto un pochino più di difficoltà a fare l'allineamento, in quanto non abbiamo un modo chiaro di vedere le cose. Tra l'altro, visto che stavamo usando pallini 0.30, perché volevamo vedere effettivamente come performava il fucile, mi aspettavo andassero un pochino più in basso, invece li ha proprio sparati dritti dove doveva. Quindi queste due cose unite, ovviamente troviamo tutti i colpi, quasi tutti, andati in sagoma, li avrei fatto praticamente volare via il cappello e bucato uno zigomo, e gli altri sono andati, come potete vedere, in questa parte qua. La rosata è andata un pochino più in alto. Il risultato comunque è ottimo, ricordate che normalmente non miriamo alla faccia ma miriamo al busto, quindi l'avremmo colpito in pieno in ogni caso. Guardando invece i colpi che sono stati indirizzati al busto, quindi la rosata da 6 colpi, la troviamo molto più precisa. Questo perché, come abbiamo detto, la potenza che il fucile utilizza per sparare tutti i 6 colpi è un pochino più bassa. Infatti lo siamo andati a colpire sempre in figura, lo abbiamo anche disarmato perché l'abbiamo colpito con una rosata intera direttamente sulla mano, e poi gli ultimi colpi mi sono abbassato un po' per vedere dove andavo. Tutti i colpi in figura, a parte la testa dove appunto ho mirato un pochino più alto, è un ottimo risultato. Siamo sempre a 15 metri di distanza, quindi una distanza
distanza abbastanza buona per misurarla, soprattutto tenendo conto che abbiamo usato pallini 0.30, che sono belli pesanti. Non vi consiglio infatti di usare dei pallini 0.30 se volete, diciamo, non sparare da vicino alle persone, ma se volete spingervi a 25 metri, per esempio, che è la sua gittata massima. Un risultato ottimo, come vi ho fatto vedere è estremamente preciso. Non mi aspettavo che tirasse così in alto i pallini 0.30, quindi veramente, come ho già detto, Tokyo Marui si è super. Passiamo quindi alle conclusioni finali. Bene, come avete potuto vedere, questo fucile è estremamente preciso e anche estremamente divertente da utilizzare. Ve lo dice uno che l'ha posseduto e utilizzato per parecchio tempo. Senza andare a ripeterci, questo è un fucile ottimo se vi volete avvicinare e se state giocando da un po' al mondo del softair e volete cambiare un po' le carte in tavola. Quindi volete andare a introdurre qualcosa di nuovo che vi sforzi e vi obblighi a giocare in una maniera un po' differente dal solito, e soprattutto se vi volete divertire come dei matti, perché è una rosata di 6 pallini che vola contro quello che continua a non dichiararsi è l'unico vero modo per punire i cheater. Potete tirare fino a 25 metri con la rosata da 3 colpi, ovviamente a 6 i pallini vanno un pochino meno lontano e sono un pochino meno precisi, ma la rosata a 6 la dovete usare quando avete quello dietro l'angolo e gli volete sparare in faccia, si scherza ovviamente. Non vi limita così tanto nel gameplay, ovviamente ve lo consiglio in CQB e tra l'altro è fatto con materiali ottimi. Tokyo Marui qui si è veramente superata e infatti vogliamo farle i nostri complimenti. Se siete interessati a saperne di più, volete controllarlo più meglio per così dire, trovate il link ovviamente in descrizione. Ovviamente lo potete trovare sul Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, è il negozio che mi sponsorizza e mi permette di girare questi bellissimi video e mi fornisce queste repliche stupende da far vedere a voi e spiegarvi come funzionano. Tra l'altro oggi è sabato e come tutti sapete ci sono 6 incredibili prodotti quasi sotto costo sul Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza. Trovate ovviamente il link in descrizione. Potete trovare tutto quello che stavate cercando a prezzi veramente irrisori. Vi ricordo inoltre di venirci a seguire su Instagram, perché facciamo un sacco di comunicazioni e rimarrete sempre aggiornati su quello che sta per succedere al canale. Qui da Red è effettivamente tutto. Stay hungry.